Salve ragazzi, ben ritrovati. Oggi vi torno a parlare, come già accaduto in precedenza, dei sistemi per beccare il nostro amico Mickey Mouse, che fino all'ultimo ha cercato di vincolarsi da tutti gli escamotage inventati e farla franca praticamente senza farsi acchiappare. Qui avevo comprato un tubetto di colla per ratti e una colla estremamente appiccicosa, filamentosa, e lo sono andato ad apporre in un comunissimo tappo di bidone da tempera, da ducotone, insomma, da vernice per pareti. Un tappo di 30 cm di diametro, per darvi un'idea. Che ho fatto? Praticamente l'ho sparso su tutta la superficie del tappo. Al centro sono andato a mettergli un cibo che lui, nel corso della sua permanenza all'interno del mio garage, ha dimostrato di gradire, quindi sono dei croccanti di frutta secca. E anche per avere, insomma, per coprire più punti nel garage, l'ho messo su un altro pannellino di legno, facendo praticamente lo stesso lavoro, quindi ricoprendo la superficie di questa colla. Mi è costata 3 euro, poi vi metto anche il link in descrizione. E niente, purtroppo ho notato che nemmeno si è avvicinato. Vi avevo posto anche la trappola fotografica vicino per vedere come reagiva nel momento in cui ci si avvicinava, se magari, insomma, andava a mettere una zampetta e immediatamente la ritraeva non appena si rendeva conto che c'era qualcosa che non andava. Niente di tutto ciò. La trappola è stata completamente disattesa. Le ragioni, purtroppo, stanno nel fatto che il furbettino, non che sia particolarmente intelligente, si è fatto in alcuni punti del garage, che poi, insomma, ho scoperto man mano, alcune riserve di cibo. E quindi, laddove non ha visto la cosa assolutamente semplice, praticabile o abituale, ha preferito saggiamente desistere dall'avvicinarsi a quella che poteva anche essere una trappola, come in questo caso, e ha continuato a rosicchiarsi le sue riserve di cibo. Praticamente tutto ciò che non è abituale lo lascia, tende a lasciarlo stare. E, a differenza comunque di cibo messo sul pavimento in maniera del tutto libera e casuale, cioè, voglio dire, se avessi sparso qui attorno del cibo sicuramente l'avrebbe mangiato. Il piano di plastica rosso per lui è un elemento evidentemente di stop, e quindi si limita e prudentemente coglie quello che può cogliere normalmente per quello che è oramai il suo territorio di caccia abituale, e poi, insomma, o se lo prende e se lo porta via o lo mangia in loco. Ecco, ho notato più di una volta che il cibo tende a prenderlo e spostarlo. Quindi, se non è fortemente spinto da, ovviamente, fame, non si avvicina. Bisogna assolutamente eliminare, in caso di piazzamenti di trappole di questo tipo, tutto quello che potrebbe mangiare in alternativa, perché altrimenti la trappola evidentemente non funziona. Certo è che se nel garage ci fossero 10 topoloni, alla fine il cibo, le loro dispense finirebbero, e quindi, insomma, si attaccherebbero dovunque, anche alle trappole. In questo caso, essendo un topolino piccolo che ha fatto, per come dire, la formichina, si è fatto le sue dispense, ovviamente prima di avvicinarsi a qualcosa che non gli è abituale o di completa fiducia, tende a mangiare le riserve che ha. Quindi, quando piazzate le trappole, cercate in ogni angolo, in ogni sotto ogni scaffale, sotto tutto ciò che potrebbe essere un luogo per lui sicuro, ovviamente, o congeniale, quelli che potrebbero essere i rimasugli di cibo lasciati là per
un futuro sgranocchiamento. Eliminati questi, vi assicuro che sarà spinto ovviamente dalla fame a cercare alternative, e se l'unica alternativa è la trappola, è lì che va a cadere. Ok, amici, a questo video ne seguirà ancora qualcun altro dove vi mostrerò altre trappole che ho realizzato, e commenteremo la bontà o la cattività, o la, cioè, come cavolo si dice, non mi viene adesso, fate voi, di questi escamotage, di queste trappole. In questo caso, sì, la colla nel momento in cui il ratto ci si poggia sopra è ottima perché non gli lascia scampo, sempre ammesso che non sia un topo così grande che gira il tappo e se ne va camminando a mo' di tartaruga, cioè gli fate pure il paracqua. Però, essendo un topolino, chiaramente sarebbe rimasto bloccato. Ok, amici? Bene, io vi invito a cliccare sul pulsante per effettuare l'iscrizione, cliccare sulla campanella, e poi ci becchiamo nei successivi video. Vi saluto e alla prossima. Ciao!